Cosa hanno in comune Steven Spielberg e Quentin Tarantino? Sembrerebbe nulla, eppure il regista di E.T. e quello di Pulp Fiction riempiono le sale in questi giorni con due film sullo stesso tema, la schiavitù. Ma il risultato non potrebbe essere più diverso. Lincoln è l'incontro tra il più leggendario dei presidenti statunitensi e il più grande inventore di leggende del cinema americano. Un film, hanno scritto in America, che solo Spielberg avrebbe potuto girare e che appassiona, almeno nella seconda parte, anche i meno inclini ai dibattiti politici. La battaglia per l'abolizione della schiavitù qui si svolge tutta tra i banchi del Congresso, insieme alle discussioni e alle polemiche sul 13° emendamento. Cercherai di far passare l'emendamento per abolire la schiavitù. Nessuno è mai stato amato tanto dal popolo. Non sprecare questo potere. Spielberg riesce comunque a commuovere e convincere, confezionando un'opera importante che di sicuro non lascerà indifferente la giuria degli Oscar, dove è candidato a 12 statuette. Il merito è anche dell'interpretazione di Daniel Day-Lewis, che con una sorprendente metamorfosi riesce veramente a trasformarsi in Lincoln. Ma il film che fa urlare contro la schiavitù, mostrandone tutto l'orrore, è Django Unchained. Nessuna violenza viene risparmiata, dalle frustate ai cani sguinzagliati, fino alle fornaci, bare roventi usate per punire gli schiavi disobbedienti e i fuggiaschi. Ma se la libertà in Lincoln arriva con una votazione, qui è seguita dalla più sanguinaria delle vendette. Lo schiavo Django viene liberato dall'eccentrico dentista tedesco interpretato da Christoph Waltz, che ne farà un cacciatore di taglie e che lo aiuterà a liberare l'amata moglie. Tarantino rielabora il western all'italiana e crea un'avventurosa epopea pulp. Ma a dispetto delle critiche, il regista di Kill Bill non dimentica la storia, ma anzi la ricostruisce con l'occhio geniale dell'intrattenitore. Un esempio è l'esilarante scena dei precursori del Ku Klux Klan. Irrompono a cavallo con i volti nascosti da cappucci bianchi, ma i buchi per gli occhi sono fatti male e ne nasce un comico battibecco. Allora, non ci scordiamo perché siamo qui. Abbiamo un negro assassino su quella collina e dovrà servire da lezione. Scusa, non ho capito. Li mettiamo i sacchetti o no?